Al mio fianco Francesco Sanapo per parlare di una iniziativa singolare, molto interessante. Lui è un appassionato di ciclismo, da Firenze in bicicletta. Questa è la quinta tappa a Pescara, pensate, per promuovere, valorizzare la tazzina di caffè, così no? Così, giusto, hai detto tutto. Io sto facendo questa cosa perché vorrei veramente far sì che ci fosse una valorizzazione maggiore del caffè da parte di tutti. Io vorrei che la gente, quando si ferma davanti a una tazzina di caffè, che si sofferma 5 secondi in più per degustare realmente quella tazzina e scoprire tutto quello che c'è dietro. Inoltre il caffè sta vivendo un periodo molto difficile per via del cambiamento climatico, e quindi sensibilizzare anche su questo tema. Ecco, l'idea della bici è nata un po' perché volevo catturare l'attenzione da parte dei media e da parte dei consumatori. Il caffè è un bene prezioso, non può sparire. Il cambiamento climatico rischia di farlo sparire entro il 2050. Bere un buon caffè significa darne il giusto valore economico, ma anche emotivo e di amore verso questo prodotto. Hai cercato di catturare l'attenzione, evidentemente ci sei riuscito, perché è davvero un'iniziativa, non è pioggeria, ma molto molto interessante e particolare. Questa è la quinta tappa, arriverai dove? Arriverò a Specchia, questo piccolo borgo nel Salento, in provincia di Lecce, quindi mi mancano ancora tanti chilometri, e mi formerò in ogni tappa a preparare il caffè alla gente. Oggi qui a Pescara preparerò un caffè proveniente da un piccolissimo lotto in Costa Rica. Siamo a 1700 metri di altitudine nella Central Valley. Il produttore si chiama Esteban Villalobos e fa questa varietà botanica chiamata Catuai in fermentazione anaerobica. Senti un po' quanta roba c'è dietro ad un caffè, bisognerebbe conoscerla. Ecco, domani quando andate a prendere una tazzina di caffè, chiedete al barista da dove viene quel caffè, e non è il marchio che lo rappresenta, ma la provenienza e la tracciabilità assoluta. Cosiddette istruzioni per l'uso, abbiamo detto, appassionato di ciclismo, anche campione italiano, categoria, specialità? Ho vinto per 3 anni il titolo nazionale come miglior barista e il titolo come miglior assaggiatore di caffè. Complimenti. Grazie.